No. Buongiorno a tutti, bentornati sul canale, per chi è nuovo, benvenuto. Ricordati, se ti fa piacere, di iscriverti schiacciando il tastino rosso qui sotto. È gratuito, ma almeno non ti perderai i prossimi video. Fatto il solito preambolo, veniamo a noi. Oggi mi vedete struccatissima perché ho pensato di truccarmi insieme a voi, visto che avrei dovuto comunque farlo, perché poi voglio girarvi il video sui preferiti più amati del periodo. E ho detto, ma perché non farlo insieme, così mettiamo alla prova anche le ultime novità. Quindi vado a pinzare come al solito i capelli e partiamo subito. Sapete, dopo l'ultimo video haul che vi ho chiesto cosa volevate vedere, cosa volevate che testassimo assieme, e insomma qualcosa abbiamo già provato nell'ultimo Get Ready With Me, che se ve lo siete perso ve lo lascio alla fine di questo video, e qualcosa lo andremo a provare oggi. Partirei subito con la base famosissima P. Louise, che io ho acquistato sul sito ufficiale, c'erano gli sconti, e ho preso nella colorazione 1 e 2. La 0 mi sembrava proprio bianca e quindi ho evitato. Oggi ho preso la 1, visto che non ho ancora poi tutto questo gran colore. Vediamo un pochino com'è. Allora, vado ad applicarne una goccina, proprio poca, poi tutto al più andiamo ad aggiungere, ma non l'ho proprio mai provata, quindi lo sto facendo con voi adesso. Io penso di applicarla come al solito con le mani, anche se vedo che c'è chi la stende con la spugnetta, c'è chi la stende con col pennello, anche qua bisognerà un attimino provare. È sicuramente parecchio chiara, però considerato che poi andremo con il fondotinta, con il correttore, con gli ombretti, non è un grande problema. Come colore penso che per l'inverno, diciamo, sia perfetto. Vado anche un po' qua, mi abbasso anche un po', perché è possibile che poi con l'ombretto, con la sfumatura, vada a finire anche in queste zone dell'occhio. Devo dire che con le dita si è stesa molto bene, senza nessuna difficoltà, e me l'aspettavo, vi dico sinceramente, molto più appiccicosa. In realtà è asciutta praticamente, forse sarà che ne ho fatto uno strato sottile, ma preferisco così, e poi eventualmente la prossima volta aumenterò un pochino la quantità. Però io ho molti rossori, molte venuzze, non so se lo potete vedere, e devo dire che ha uniformato molto bene la palpebra. Potrebbe essere anche carina da utilizzare in velocità al mattino, questa base fissata con un ombretto crema, panna, via, o anche semplicemente con un velo di cipria, un pochino di mascara e voilà. Perché devo dire la verità, a me non piace, quando magari ho la base fatta, avere proprio la palpebra nuda, proprio perché, ripeto, tanti rossori e tante venuzze, poi dipende un po' da voi. Già d'estate la situazione migliora, ma d'inverno si vede proprio, se non trucco, non metto nulla sull'occhio. Ok, mi ritengo soddisfatta. Questo è il risultato. Per il momento non lo vado a fissare, ma vado a uniformare un attimo il viso, poi eventualmente il correttore lo mettiamo dopo, però il viso io lo devo un attimo uniformare. Lo sapete che non riesco a fare prima gli occhi della base, più forte di me. Come base oggi proviamo il nuovo per me fondotinta di Pat McGrath Labs, che è lo Skin Fetish. Anche questo l'avete visto nell'ultimo video haul, complice il 25% di sconto su tutto il sito. Nel mese di aprile, se non erro, aprile, primi giorni di maggio, ho acquistato questo prodotto. L'ho preso nella colorazione 9 light medium, vedendo vari swatches, varie recensioni online. Spero di non aver sbagliato colore. Il packaging è bellissimo, molto elegante, sembra, ricorda un po' un pacchetto di sigarette. E questa è la boccetta, è estremamente lussuosa, pesante, elegante, è proprio bella anche da tenere, secondo me, sulla scrivania, no? Sulla make up collection, proprio bello,
molto bello, ha il suo erogatore a pump e proviamo a vedere il colore. Ora io pensavo di applicarlo col pennello pensavo di provare a usare questo di Nabla perché dalle recensioni video applicazione ho visto che è parecchio liquido e tra l'altro ha una coprenza in teoria bassa, molto naturale e quindi ho paura che con la spugnetta si vada a perdere. Proviamo quindi col pennello, vediamo un po'. Come vedete, non l'ho proprio mai utilizzato. Ok, allora devo dirvi la verità: forse per il mio colorito attuale è un po' scuretto. Speriamo che appunto non abbia un'altra coprenza e che si adatti. Però penso anche che una volta preso un po' di colore dovrebbe andare poi bene. Non ho messo volontariamente al di sotto primer perché essendo la prima volta che lo applico voglio vedere come si comporta così, senza base sotto, se va nelle pieghette, che coprenza ha, insomma non voglio andare a influenzare la riuscita, diciamo, la performance di questo prodotto con altri e quindi vado così. Allora, sì, il colore devo dire che è un po', non so se lo riuscite a capire dallo schermo, è un pochino scuretto, ma niente di esagerato e ne sono anche contenta, devo dirvi la verità, perché comunque andando incontro alla bella stagione è proprio un fondotinta che vorrei sfruttare nei mesi a venire. Perché d'estate mi piace avere proprio un velo di coprenza, niente di più. Mi piace che si intraveda sotto l'abbronzatura, le lentiggini, mi piace avere proprio qualcosa che vada a uniformarmi, non l'incarnato, ma senza esagerare. E questo fondotinta dovrebbe essere adatto per questo. Ora, come vedete, ho messo proprio un erogatore e basta. Allora, ha uniformato, penso che lo possiate vedere anche voi molto bene. Devo dire che è parecchio luminoso per i miei standard. Io non so se dalla telecamera lo vedete, ma è parecchio più luminoso, ad esempio del Face and Body di Dior, per dirvene uno. Come coprenza direi medio-bassa. Ora, io ho messo solo un pump di prodotto. Ha coperto abbastanza, però ad esempio qua dove ho dei capillari rotti si vedono. Quindi io farei una cosa, lo andrei intanto a shakerare perché prima mi sono dimenticata, però devo dire che e andrei giusto giusto a mettere uno zig di prodotto estremamente liquido, molto molto liquido, proprio qua in questa zona dove ho un po' più di rossori e necessità. Devo dire che il pennello penso che sia proprio il metodo di applicazione migliore in assoluto perché essendo parecchio liquido non si mangia del prodotto e come risultato, come finish mi piace veramente veramente tanto per il momento. Non trovo però, questo ve lo devo dire per onestà, che abbia un effetto molto molto levigante sulla grana della pelle o sui pori. Trovo che non le enfatizzi ma qua io ho dei pori dilatati e si vedono comunque, però trovo che per i prossimi mesi potrebbe essere un bel alleato. Bello, asciutto, però sento chi ha la pelle mista come me potrà capirmi che va fissato con la cipria comunque. Però ci aggiorneremo, come impressione non è male. Naturalmente se cercate un'alta coprenza non è il prodotto che fa al caso vostro, assolutamente. Però se vi piace un finish molto naturale, io trovo che soprattutto per la primavera estate sia la cosa migliore, potrebbe fare per voi. Ora, ho applicato un po' di correttore, sempre di Pat, devo essere onesta, questo l'ho già provato. La colorazione è l'L4 che per ora va benissimo e devo essere sincera con voi, provo ad applicarlo con un pennellino. Devo essere sincera con voi, mi sta piacendo tantissimo. Forse, forse ho trovato finalmente il correttore che stavo cercando. Un correttore, diciamo, non pesante, sottile, come proprio strato, però allo stesso tempo, vedete, coprente, che va a levigare il contorno occhi, che non si infila nelle pieghette, insomma, veramente un bellissimo effetto, un bellissimo correttore. Dura anche molto,
E naturalmente non l'ho provato tantissime volte, però devo dire che mi sta piacendo molto. Qua vado a sfumarlo con il pennello da fondo. Ok, ho sfumato bene il correttore, devo dire che dà una bellissima luminosità. La coprenza non è un full coverage, anche il correttore, però è bello coprente. Lo vado a fissare con la sua cipria. Avevo comprato il kit, il bundle, sempre sul sito di Pat, ve ne avevo già parlato in un video, comunque correttore e cipria abbinata venivano 50 euro con lo sconto del 25%. Allora, anche questa cipria l'ho già provata, è disponibile in tre varianti colori e io ho preso la light, la più chiara, quella diciamo trasparente bianca. È una cipria sottilissima, a volte sembra di non prelevare prodotto, ad esempio quella di, vedete, sì, c'è del prodotto sulla setola, ma vi assicuro che uso sempre questo pennello per il contorno occhi, che è di La Masca, è del IL230, che avevo acquistato a Londra, uso sempre lui e chi mi segue da un parecchio sa che lo uso con qualsiasi correttore per fissare sempre il contorno occhi. Quando utilizzo la cipria, ad esempio, per parlare di ciprie compatte, di Nabla o di Charlotte Tilbury, sono cipre bellissime, estremamente leggere, eleganti, ma si vedono sul pennello, sono belle colorate, diciamo così. Questa proprio no, sembra di non prelevare prodotto, però se poi vado a toccare il contorno occhi è asciutto, è settato. Vedete, non c'è nulla nella pieghetta dell'occhio, quindi anche questa promette molto molto bene. Staremo a vedere anche qua. Ora, per quanto riguarda il viso, lo lasciamo un attimo da parte, andiamo a fare gli occhi e poi lo ultimiamo. Ho pensato di mostrarvi anche qua una novità per me, che è la Mercury Retrograde di Huda, che avete visto nel video haul. Allora, i colori sono meravigliosi, ci sarebbe da giocare tantissimo. Nebula, l'ho provato una volta, è incredibile, mi ricorda molto un ombretto che è nella Dreamy 2 di Nabla, quindi eventualmente possiamo anche metterli a confronto se vi va una volta, ma oggi pensavo di andare a giocare sui viola, sui lilla, su questi bei colori pastello per cambiare un po', anche perché faccio sempre i soliti look, mi rendo conto, marroncini, doratini, qualcosa sul rosato, oggi volevo cambiare un po'. Quindi vado a prendere Off Balance, che è questo rosa, cipria, qua. Oddio, cipria, è un rosa malva forse, lo descriverei meglio così. E lo vado a stendere con questo pennello di EcoTools. I pennelli di EcoTools sono veramente una favola, anche quello per la terra è meraviglioso e non costano tanto, li trovate anche su Amazon. Io li ho acquistati questi, se non sbaglio, erano in un kit su Lookfantastic, usufruendo del solito codice sconto delle youtuber che collaborano col sito. Ma appunto penso proprio che possiate trovarlo anche su Amazon. Ieri sono andata, tanto che applico ciatello, sono andata per la prima volta dopo boh, 3 mesi tutti, e io penso che fosse febbraio quando siamo andati a mangiare fuori l'ultima volta, e quindi sì, 3 mesi, forse quasi 4, a mangiare fuori con Dani ed alcuni amici, ed è stato, devo dire, bello. Ci voleva una serata in compagnia, una serata fuori e niente, siamo andati al ristorante, un ristorante che è qua nell'entroterra, perché è della zona Aranzo, e devo dire che mi sono sentita molto tranquilla, molto al sicuro, diciamo così. Prendo questo pennellino più, diciamo, di, scusate, sono andata fuori fuoco, questo più angolato di Zoeva, che è il numero, vediamo, 230, e vado a prendere un colore un po' più scuretto e prendo Hot Mess, che è questo bel violaceo, questo bel purple, e lo vado a mettere nella V esterna. E vi dicevo, niente, siamo arrivati, avevamo tutti quanti indosso la mascherina,
Siamo entrati quindi con le mascherine nel locale. All'ingresso c'era un gel igienizzante, quindi ci siamo igienizzati le mani e hanno preparato per noi un tavolo rotondo molto molto grosso, molto ampio. Diciamo che non so se tra uno e l'altro c'era proprio 1 metro, ma se non 1 metro quasi. Comunque io ero seduta accanto a Daniele. E sicuramente tra, diciamo, me e chi avevo di fronte c'era tantissimo spazio, però devo dire che tutto sommato siamo riusciti a chiacchierare tranquillamente e niente, poi quando ci siamo alzati dal tavolo dopo cena, naturalmente prima di alzarci abbiamo rindossato le mascherine, abbiamo pagato, ci siamo igienizzati le mani e siamo usciti. E niente, come vi dicevo, è stato bello stare in compagnia e chiacchierare. Vado a mettere lo stesso colore anche sotto, sperando che non faccia l'effetto, diciamo, malata, perché il viola sotto l'occhio è sempre un po' un azzardo. Però ci sta bene. Ok, adesso con lo stesso colore, visto che sì, diciamo che la struttura c'è, però non è un colore scurissimo. Me lo aspettavo molto più scuro dal pan. Vado a intensificare ulteriormente e vado a prendere Vortex, che è il più scuro in assoluto della palette. Per ora ho usato soltanto ombretti opachi, Non ho usato ancora degli shimmer e sinceramente non so se lo farò. Oggi mi gira così, vedremo. Intanto vado ad applicare Vortex all'esterno. Devo dire che per ora la qualità è sempre la solita di Huda Beauty. Io possiedo, è la prima palette grande di Huda Beauty che acquisto. Ho preso la Nude Medium, sapete, ve l'ho già recensita 1000 volte, messa nei preferiti, mi piace molto. E poi avevo altre due piccine che sono quella dei toni marroni e quella dei toni malva, Mauve Obsessions e Brown Obsessions, le prime uscite, e anche quelle sono state mie compagne di viaggio, le ho usate tanto. E per ora vi devo dire che la base P. Louise si sta comportando molto bene, nel senso che i colori si stanno sfumando benissimo. Su tutta la mobile, vi dicevo, vado a prendere Libra, che è questo bel lilla qua opaco. Visto che sta andando tantissimo di moda il lilla, proviamo ad applicarlo, così vi dico cosa ne penso. Questo è il colore e lo vado a pigiare, diciamo, sulla palpebra mobile. Bello, molto molto bello, molto d'effetto. Ecco qua. Questo, diciamo, adesso magari mi avvicino un attimo per farvi vedere, è il risultato. Io penso che con mascara e sopracciglia fatte renderà tantissimo questo look. Mi piace molto. Non so se aggiungere una punta di colore o lasciarlo opaco. Così facciamo una cosa. Se torno a fuoco, facciamo così. Vado a riempire un pochino le sopracciglia. Vado a fare anche l'altro occhio, quindi utilizzando gli stessi identici colori, gli stessi pennelli, e poi vediamo un attimo con una visione di insieme se aggiungere un po' di brilluccichio oppure lasciarlo così. Vediamo. Ok, eccomi di ritorno. Come vedete, ho completato il look. Devo dirvi la verità, a me piace moltissimo anche così. Ho messo un po' di matita marrone scura all'interno della rima inferiore, questa No Brand che è nel progetto smaltimento. E ho già piegato le ciglia col piegaciglia di Mulac, che tra l'altro ho pulito per bene con l'alcol e è venuto come nuovo. Ogni tanto fatelo, va igienizzato, anche se lo usiamo solo noi, non lo facciamo per mestiere, però ogni tanto io vi consiglio di togliere il cuscinetto, togliere i residui di mascara, magari con un detergente oleoso, con latte detergente, con la micellare, e di pulire il resto con l'alcol, igienizzarlo bene e poi rimettere il cuscinetto al suo posto. Devo dire che è tornato come nuovo e mi sembra funzionare meglio, si vede che era un po' sporchino. Allora,
Ho fatto questo ragionamento, proviamo a metterci sopra un glitterino, cioè non un glitterino, un ombretto luminoso. Intanto voglio dire, per provare un ombretto in più assieme, farvi vedere anche questa formula assieme, in questa palette ci sono dei glitter pressati, però non li andrò ad utilizzare questa volta. Già nel Get Ready With Me scorso ho usato dei glitter, oggi no. Devo dire che se dovessi uscire, a me piacerebbe anche così questo look opaco, un po' primaverile, con questi colori un po' pastello, un po' sgargianti. Però proviamo a metterci Cosmic, che è questo satinato qua, un rosa molto chiaro, giusto per aggiungere un pochino di sparkle qua al centro della mobile. Ok, allora non so cosa vedrete, ma prelevato sul dito sembra la cosa più bella del mondo, sulla palpebra mobile non si vede, cioè proprio blando, blando, blando. Non so se vedete la differenza tra i due occhi, non ce n'è granché, a me sembra. Probabilmente va usato o bagnato, ma non ho nulla con cui bagnarlo qua, o su una base un po' sticky, un po' appiccicosa, ad esempio la P. Louise, ma senza sopra ombretti opachi, perché comunque l'ho fissata un po' con la cipro, ho sbagliato, ma me ne sono resa conto mentre lo facevo. In più sopra ho messo l'ombretto opaco, capite bene che ho tolto un po' l'effetto. Devo dire che comunque si vede, però non ha quell'effetto sbang che mi sarei aspettata dallo swatch. Ritengo però che non sia l'ombretto, ma soltanto il fatto che, ecco, non l'ho proprio aiutato. Comunque, prossima volta proveremo con una base. Vado a mettere un velo di mascara, metto questo qua di Espresso che ho messo in uso. Mi piace tantissimo il profumo, generalmente o non hanno profumo o puzzano un po' il mascara. Invece questo ha questo bel profumo dolcino, lo sto usando da tanto ormai e confermo quello che avevo detto nel video delle prime impressioni. Mi piace perché è bello nero e diciamo che le separa bene e ha anche un bel effetto allungante. Per quanto riguarda il volume, sicuramente ha un effetto volume, ma meno intenso. Comunque guardate la differenza, è bello, però meno intenso, se devo essere onesta, rispetto a un Pupa Vamp, a un Paradise Ecstatic di L'Oreal, a un Better Than Sex di Too Faced, per dire. Però non mi dispiace per nulla, io l'ho utilizzato anche ieri sera e l'effetto è comunque molto bello. Forse questo lo trovo un mascara che si può utilizzare tranquillamente anche di giorno, oppure anche può piacere moltissimo alle persone che vogliono sia sì, un effetto ciglia separate, districate, nere, intense, ma che non sia troppo. Invece a me piace proprio l'effetto drama. Detto questo, forse non rientra nei miei top 3 della vita per questo motivo, ma sicuramente è un mascara che sto usando volentieri, che porterò a termine volentieri. È un po' più, ha un effetto un pochino più bombino, un pochino più naturale. Ecco, dipende sempre da quello che cercate, però c'è da dire che non sbava, non cola, non va via pezzetti, cioè è molto valido come prodotto. Andiamo a finire la base. Uso la Lokit di KVD Vegan Beauty, perché ora mi sa che bisogna dire così. Perché, come vedete, ne ho usato tanto. È stata una delle prime ciprie in polvere libera che ho acquistato, se non forse la prima, non mi ricordo. Sì, forse è stata proprio la prima. E mi piacerebbe dunque portarla a termine senza mettermi ansie, però sì, ce l'ho sulla scrivania e vorrei portarla a termine. Allora, fisso soprattutto molto bene la parte centrale del viso, perché è quella che mi si lucida più velocemente, più facilmente e anche quella dove ho i pori dilatati. Allora, questa cipria, quando io l'ho acquistata, mi sembrava il non plus ultra e infatti ve l'ho messa anche nei preferiti di fine anno, se non ricordo male, forse addirittura per 2 anni di fila, perché come vedete l'ho usata tanto, considerate che ci sono
19 grammi, quindi insomma è una bella quantità di prodotto. E ancora oggi mi piace perché opacizza bene, però non toglie del tutto la luminosità e rimane molto naturale sul viso, cioè non mi fa effetto mascherone, diciamo così. Cioè non fa effetto infarinato, talcato, non so come chiamarlo, ci siamo capiti, credo. Però ritengo che ci siano cipre migliori, soprattutto dal punto di vista dell'effetto blur, cioè levigante. Ci sono delle ciprie come quella compatta di Nabla o di Charlotte Tilbury, o per parlare di ciprie in polvere, ad esempio quella di Cimatti per Cosmify, che fanno proprio effetto filtro Instagram. Questa non ha questo effetto qua, ecco, però nel complesso è una buona cipria che utilizzo volentieri. Anche qua dipende da cosa cercate. Adesso mi sto guardando un po' meglio. Devo dire che l'ombretto luminoso comunque si vede. Poi fatemi sapere cosa ne pensate voi. Però ecco, forse l'ho un po' sottovalutato prima, però invece la luminosità la dà. Allora, come terra prendo il mio amatissimo pennello di EcoTools, vado a mettere la solita, sapete che mi piace tantissimo per questo periodo caldo, ed è di Becca la Capri Coast. È una terra luminosa e mi piace molto in questo periodo d'inverno. La posso usare perché non è troppo scura per me. Però, e non mi dà neanche fastidio il fatto che sia luminosa, assolutamente, perché anzi la trovo ancora più naturale rispetto a quelle troppo opache. Però il problema è che ha un sottotono, come vedete, un po' caldo. E in inverno tende un po' troppo sulla me pallida, tende un po' troppo all'aranciato e non mi piace perché si vede che è fake. Invece adesso col caldo devo dire che la sto apprezzando molto di più perché avendo già preso, basta solo quel ciccinino di colore che la rende molto più naturale. È più credibile che io adesso mi sia messa 2 orette un pomeriggio al sole e che questo sia il mio reale look. Tra l'altro è appena successa una cosa sensazionale che solo chi ha molti prodotti potrà capire. Ho appena fatto questo microscopico buco alla cialda. Sono molto proud, quindi questo vi fa capire quanto io l'abbia usata e amata. Poi, come vedete, è impossibile fare macchia, si sfuma veramente benissimo, è una terra ottima. Mentre come illuminante, sapete che io il blush, e vi consiglio di fare altrettanto, lo vado a mettere sempre come terzo ed ultimo step perché va ad amalgamare illuminante e terra creando un effetto molto naturale. Se vado a mettere invece l'illuminante per ultimo, diciamo sovrasta poi il blush e si vede la strisciata e non mi piace. Quindi andiamo con l'illuminante. Ieri sera non sapevo che illuminante mettere e ho rispolverato dalla mia Makeup Collection, ecco, ci sono andata con l'unghia, questa cialdina di Mulac. È un illuminante in crema ed è lo 02 Gleam. Bellissimo! Mi ero dimenticata di quanto fosse bello e me lo voglio assolutamente mettere in uso. Io lo applico proprio così. Questo è il colore, un colore meraviglioso. Tra l'altro, un colore che trovo possa sposarsi veramente bene sia con persone dall'incarnato chiaro, sia su persone, stare bene su persone con l'incarnato molto più scuro del mio. È un po' un ibrido, non saprei definire il colore. È particolarissimo, non ho mai visto un colore simile in nessun altro brand. E tra l'altro guardate come si sfuma in un attimo, ma fa proprio un bellissimo effetto. E ripeto, si applica in facilità con le dita. Non so se lo vedete, sì, penso di sì. È meraviglioso, anche di giorno questa texture si increma, ma non so come spiegare, non è spesso, non fa strato, è sottilissimo, non sposta la base che avete il di sotto, a me piace scendere anche un po', lo sapete, e tra l'altro con queste texture così sottili non andate neanche ad evidenziare eccessivamente la grana della pelle, però guardate che spettacolo. Tra l'altro vi chiedo scusa,
Devo fare sopracciglia e baffetti, ma fino ad ora ho tergiversato, però insomma è arrivato il momento, dovrò prendere l'appuntamento della mia estetista e andare perché guardate qua, non hanno proprio più una forma. Finché ho potuto ho cercato di mantenere la forma io, spinzettando un pochino, però adesso c'è proprio bisogno di ridare un... una forma alle mie sopracciglia, quel che ne rimane. Questo è l'illuminante, io lo trovo meraviglioso, veramente, ma Mulac per gli illuminanti è un brand fantastico e voglio provare con voi una novità che sono invece questi blush di MAC, ormai ne avrete sentito parlare tantissimo, sono i Glow Play Blush. Non sono usciti da tantissimo, io ve li ho mostrati nel video haul, ma oggi voglio farvelo vedere in azione e oggi ho scelto Grand perché l'altro è un po' troppo scuro, secondo me lo apprezzerò di più quando mi abbronzerò. Come vedete l'ho già utilizzato, ho già un'idea, ma ci tenevo a mostrarvelo in azione. Come vedete sono blush molto molto modulabili. Cioè, potete mettere un velo di prodotto proprio per un effetto super super naturale, magari di giorno, ma si stratificano altrettanto bene, quindi potete andare a intensificare tranquillamente quanto volete senza rischio di fare macchia. Per questo trovo che abbiano, scusate, una texture meravigliosa. Come vedete, non fa macchia e potete stratificare all'infinito. Tuttavia, come vedete è già il terzo strato che faccio, il risultato, vado anche un po' vicino al naso per fare effetto abbronzatura, è molto naturale e io ho una pelle piuttosto chiara, diciamo così, ecco una light, non una fair, però una light. Quindi temo che su pelli molto scure questi blush non si vedano per nulla. Quindi, se avete una pelle chiara, molto chiara, come la mia, un po' più scura, un incarnato medio, magari scegliendo anche colori un po' più sgargianti, potrebbero andare bene per voi. Ma se siete delle black beauties o se comunque siete parecchio scure ed olivastre, occhio a cosa, che colore scegliete, perché secondo me potrebbe non risaltare, non vedersi. Come formula la trovo ottima, ha una forma un po' bouncy. Cioè, se schiaccio è molto cremosa e strana, vedete che rimangono le impronte. Ripeto, molto bella, però visto che la base pigmento all'inizio non è molto alta, quindi vado a pucciare parecchio il prodotto per far sì che scriva e che si veda. Ho paura che si consumerà molto velocemente. Ora, per una persona come me che ha tanti prodotti, forse anche un bene, perché almeno è uno stimolo a portare a termine almeno un prodotto. Però ecco, se volete fare un investimento su un unico blush, sappiate che questi potrebbero finire facilmente, ecco, perché se ne preleva parecchio e avendo questa consistenza bouncy viene abbastanza via velocemente. Vado a ultimare il make-up con diciamo niente di nuovo sul fronte occidentale, solita matitina di Puro Bio, la 08, fantastica, un bel malva al colore delle mie labbra e vado ad applicare questo che sono i Meet Matte Hughes di The Balm, che sono tra i migliori rossetti liquidi in commercio, secondo me, tra i migliori che abbia mai provato, e questo è Committed. Hanno l'unica cosa, questo lo dico, una fragranza un po' mentolata, a me piace tantissimo, ma so che tanti mal tollerano l'odore della menta, quindi ci tengo a dirvelo. Però si stendono con facilità, sono pieni dalla prima passata, hanno una durata estrema, resistono anche ai pasti, ma allo stesso tempo sono sottili, non fanno spessore, è come non averli sulle labbra, come se fossero tinte le vostre labbra e per essere un rossetto liquido non trovo che vada a seccare eccessivamente le labbra. Certo, è meno confortevole di un lipstick in bullet, però non è tra i più ardi, diciamo così. Questo colore è meraviglioso. Lo metto e ci vediamo per le conclusioni.
E voilà, look finito. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Allora, per quanto riguarda le novità, base Piluise si sfuma molto bene, i colori al di sopra sono belli vibranti, si sono, ripeto, sfumati con estrema facilità. Bisogna vedere se dureranno nel tempo. Naturalmente indosserò questo look per diverse ore e poi ci aggiorneremo. Voglio anche provarla come base per ombretti shimmer sulla mobile. Devo dire che Lilla si è applicato uniformemente bene ed era un colore bello saturo. Non so se sia merito dell'ombretto o della base. Comunque, le premesse sono buone, bisogna vedere se in effetti fa durare e performare gli ombretti nel tempo. Per quanto riguarda la base, allora il fondotinta è sicuramente un fondotinta liquido, dalla coprenza bassa che è stratificabile, può arrivare fino a media. Si è sfumato molto molto bene col pennello e credo che sia uno di quei classici prodotti che possano essere sfumati tranquillamente anche con le mani. Se siete abituati così, sconsiglio la spugnetta perché secondo me si assorbirebbe troppo prodotto. Non so dirvi di più al momento, ci aggiorneremo per quanto riguarda la tenuta, la durata. Come effetto levigante filler, no, secondo me no, non più di altri, non va ad evidenziare la grana, ma neanche ad affinarla, secondo me, per questa prima impressione. E ha sensazione, penso che sia perfetto per pelli da normali a secche, sulle pelli grasse o miste non lo so, adesso vediamo come si comporterà su di me. Però come texture, come tipo di formula per l'estate, se volete qualcosa di leggero, giusto per dare un po' di uniformità, ma che non vada a coprire eccessivamente, penso che possa essere proprio bello. Sul correttore posso dirvi qualcosa in più perché l'ho già utilizzato. Vi dico che si sfuma anche questo con estrema facilità. L'ho già provato in passato con la spugnetta, ad esempio ieri sera l'ho applicato con la blender. Oggi l'ho applicato con i pennelli, poi sono andata anche col polpastrello a scaldarlo un po', va benissimo in entrambi i casi. Coprenza media, non è super leggera, ma non è neanche un pastone coprentissimo. È veramente una bella formula, non va nelle pieghe, copre quel che deve coprire, promette veramente bene. L'unica cosa, occhio, perché la boccetta è in vetro, a me questa cosa un po' spaventa. Diciamo che non me lo porterei in viaggio, ecco, perché con tutto quello che costa si rischia di fare un patatrac. E vi dico la verità che lo trovo molto simile allo Stay Naked di Urban Decay, solo che quello è un po' più leggero di questo. Questo è un pizzico più coprente e a mio avviso si fissa anche un pochino meglio, fa proprio un po' più un effetto piallante. Però sono di ottima qualità entrambi. La cipria è una cipria finissima, impalpabile, vi sembra quasi di non prelevarla. Però il suo lavoro lo fa perché io l'ho sempre utilizzata in combo col suo correttore e la combo è una accoppiata perfetta perché durano veramente per ore. Poi cosa abbiamo ancora di novità? L'unica novità è il blush, mi sembra di avervene già parlato ampiamente, ha questa consistenza molto particolare, innovativa, bouncy, simpatica, giocosa. La colorazione, questa qua che è grande, è molto bella, soprattutto per la primavera estate, dà un effetto molto bombin, molto naturale sul viso, sapete che a me piace tanto, è molto modulabile e stratificabile, il che può essere un plus, ma è un contro perché si usa tanto prodotto e soprattutto con questa consistenza e se avete una carnagione molto scura potrebbe non vedersi, non risaltare come dovrebbe sulla vostra pelle. Quindi magari se avete una pelle tanto scura, prima di acquistarlo provateli in negozio o dirigetevi comunque su colori molto più accesi e vibranti. Questo più o meno è tutto. Noi come sempre ci aggiorneremo poi nei top e flop del periodo e noi ci vediamo nel prossimo video. No.